Oggi è stato a Firenze a vedere il palazzo in Piazza San Firenze. Che impressione? Incredibilmente positivo. Io avevo poca familiarità con quello che chiami palazzo, in realtà è un'altra cosa, ma è bellissima, che rimaneva lì accucciata tra dietro Palazzo Vecchio, dietro gli uffici, e invece ora che ha passato i suoi 200 anni della Costituzione, è diventata una reliquia di una certa Firenze che ci viene offerta per farne uno strumento di cultura. E io ho pieno gli occhi di quello che si potrà fare con questo incredibile capolavoro. E quindi quello è il posto migliore per poter esporre tutti i suoi progetti? Non solamente i miei, ma potrò diventare una casa della cultura, non solo italiana, non solo tutti, ma universale. E ci lascia un impianto tale, talmente vasto, che potremmo attrarre mezzo mondo. Ecco, per finire, lei ha incontrato il sindaco. Che cosa vi siete detti? Cosa le ha detto il sindaco? Molto ottimista, anche molto, perché la situazione si era complicata, perché con questa progettata mostra mia. Invece io gli ho consigliato di impossessarsi a lui fiorentino di questo meraviglioso sito, che può prestarsi ad attrarre ancora più bellezze a Firenze, come se quelle che abbiamo.